agosto quest'anno, secondo il sindaco questi documenti, così come allegati e fotocopiati nel volantino, sarebbero stati oggetto di una falsificazione addirittura. E allora io mi limito a prendere il volantino in questione, che è questo qui. Successivamente spiego alla cittadinanza che nella redazione di questo volantino ci sono stati dei semplici omissis, cioè non è stato alterato il contenuto dei documenti, semplicemente sono state elise, cancellate le parti che non ci interessavano e è stato posto l'accento su alcune parti che più interessavano, il tutto per esigenze di spazio evidentemente, perché il volantino non è un libro, non è un manuale, non è un volume sul quale possiamo mettere tutti i documenti della pubblica amministrazione che riguardano questa procedura. È chiaro che se uno vuole mettere in risalto una contraddizione, mette la parte che più gli interessa. E questi sono i documenti originali. Questo è il documento del 17 maggio 2018 con gli omissis. Che è stato già pubblicato integralmente. Questo è il documento che stava agli atti della provincia di Foggia e del quale siamo venuti a conoscenza non grazie all'amministrazione comunale di Lucera, ma grazie a un'attività di indagine che abbiamo fatto noi, perché altrimenti non ci avrebbe avvisato nessuno. E in questa parte, le parti sottolineate qui, il pregiatissimo architetto Biscotti. Allora, la lettera continua, le scrivo questa nota in merito, un buco alla Totò, sono vengo con questa mia a dirle, e invece non l'abbiamo eliminato perché non deve fregare niente a nessuno. Quindi continua così. La soluzione definitiva delle criticità può venire solo dal cambio di tecnologie di trattamento del rifiuto, da aerobico ad anaerobico, ed è quello che è stato riportato nel volantino. Quindi dove sia il falso non lo so. Ancora, documento del 3 agosto, quello con il quale lui si è rimangiato questo parere favorevole, dicendo che non era un parere favorevole, tolti gli omissis, si precisa che tale parere sarà sicuramente negativo, con la conseguenza che il Comune non adotterà la variante urbanistica necessaria. Omissis, si precisa che il Comune intende attivare una fase di consultazione popolare che orienterà e determinerà il parere vincolato per l'amministrazione. Insomma, spero di essere stato chiaro. Con questo volantino e mettendo in risalto alcuni aspetti del contenuto dei due provvedimenti contraddittori del sindaco, si è voluto mettere in evidenza che il sindaco segretamente aveva detto una cosa. Quando poi il suo parere favorevole è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica, si è rimangiato questo parere e ha detto il contrario, sia pure con una formula involuta, sia pure con una formula incoerente, intrinsecamente incoerente, perché nella stessa lettera dice si precisa che tale parere sarà negativo, a meno che tu non fai questo, allora sarà positivo se l'azienda fa queste cose qua. E alla fine dice comunque voglio fare un referendum, insomma un guazzabuglio del quale chi ci capisce qualcosa è bravo, probabilmente non ci capisce niente neanche lui. A proposito del referendum, cioè il progetto è stato presentato gennaio-febbraio. Sì. Nessuno ha saputo nulla di quello che stava avvenendo fino a quando non è stata mostrata all'opinione pubblica quella sua lettera del 17 maggio. Cioè quando l'ho mostrata io. Mostrata a luglio, cioè noi a luglio, a fine luglio, abbiamo saputo. Io ho saputo di questa lettera e l'ho pubblicata, dicendo guardate che qui stava succedendo questo, in gran segreto si rilasciano pareri favorevoli, si chiedono solleciti alla pubblica amministrazione e nessuno ne sapeva niente. Chiedo scusa, se, no, forse dalla fine della domanda il suo collega. Chiedo scusa io, referendum significa coinvolgere la collettività. Ok? In questo lasso di tempo, dalla presentazione dei progetti ad oggi, che lui non ha coinvolto la città, non ha fatto sapere niente a nessuno, come solitamente fa, io l'ho anche scritto, quando su Facebook devo fare questa cosa, devo spostare queste piante, devo chiudere al traffico. La domanda qual è? È questa, cioè perché fare un referendum, a parte dei decreti attuativi del referendario, non mi risulta che siano stati approvati con un atto di giunta, eccetera, eccetera. Cioè, perché far venire fuori oggi la cosa? È evidente, insomma, è stato colto in fallo,
probabilmente ha preso uno scivolone e come tutti coloro che commettono un errore poi cercano di porre rimedio. Alcuni magari chiedono scusa alla popolazione, all'opinione pubblica, che sarebbe stata la cosa più lineare e più semplice, perché capita a tutti di fare, diciamo così, una cappellata. Può succedere. Viene il dirigente, gli fa firmare una lettera, viene l'assessore, stai distratto per mille motivi, non la leggi bene, però nel momento in cui questa cosa viene scoperta e tu continui a creare confusione, credo che la cosa sia molto grave, vale a dire la pezza è più grave del buco. Ecco, il sindaco dice ci sono dei tempi dettati da leggi, quindi lui ha voluto sottolineare non è stata una, come dire, un sotterfugi. È vero o non è vero? Questa cosa non è vero. Non è vero che non ci sono stati sotterfugi, o quantomeno assistiamo a una serie di circostanze strane e di coincidenze veramente, che se tali sono veramente, come dire, molto rare e molto singolari. Perché? Parliamo di coincidenze. Ci sono due decreti dell'8 maggio 2018, a firma del Presidente della Provincia, che sono stati resi pubblici il 16, attenzione alle date, e il 17 maggio 2008. Il parere reso dal Sindaco è del 17 maggio 2008. Guarda caso le date coincidono. E cosa dicono questi decreti? Recano la nomina di alcuni tecnici lucerini, seguitemi, vicini alla maggioranza, vicini all'amministrazione, per ovvi motivi. Ad esempio, il dottor Salcuni Luca, mi dicono che è parente o affine del presidente del Consiglio Comunale, no? Del dottor Borrelli. Guarda caso, il dottor Vincenzo Catenazzo è il marito di Francesca Nilo. Il dottor Mario Appezzati, geologo, mi dicono che poi è un fatto abbastanza risaputo, ho parlato anche con lui, è un fervente sostenitore del sindaco. E che è successo? Il giorno in cui queste nomine sono divenute ufficiali, sono state comunicate, guarda caso, il sindaco si precipita a fare il parere favorevole. Io ci vedo una coincidenza veramente singolare. Senta, posso fare domande? Prego. Allora, la conferenza stampa di oggi serve per mettere a punto anche la vostra opinione. Fratelli d'Italia, giustamente, al di là di far emergere queste situazioni... L'avete chiesto voi? Certo, al di là di far emergere queste situazioni, sicuramente è una conferenza stampa di proposizione. E quindi voi cosa proponete o che cosa pensate in merito a questa situazione di anaerobico, aerobico, cioè questa azienda che in qualche maniera sta facendo un lavoro dovrebbe modificare o quantomeno si chiede la modifica a queste situazioni, voi comunque qual è la vostra idea? Che fine deve fare, tra virgolette, l'azienda che fa la puzza? Le aziende sono le benvenute se danno lavoro e se agiscono nell'ambito della delle norme vigenti, norme anche di carattere sanitario. Se poi le aziende provocano dei problemi, e non sono certo io aver introdotto questo argomento, tutti quanti ricordiamo che quello della puzza, che adesso il sindaco chiama con termini da dolce stilno, Olezzo, è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del nostro beneamato. Per un periodo questo tema era stato accantonato, adesso lo ha tirato fuori di nuovo una puzza ad orologeria, per usare un termine applicato, quasi come gli avvisi di garanzia d'orologeria che lui sostiene di aver ricevuto. Questa invece è una puzza ad orologeria. Se serve in campagna elettorale ne parliamo, poi non serve più, l'accantoniamo. Bisogna realizzare un impianto, tiriamo fuori di nuovo la puzza. E ieri ne abbiamo avuto anche dimostrazione concreta. Non si sentiva puzza, guarda caso, è ritornato il fenomeno, anche in maniera impattante, anche in maniera devastante, secondo lui. Perché sono arrivate lettere di protesta, non vi sta a dire, alcune delle quali anche molto pesanti, e quindi vorrei proprio sorvolare su questo punto. Allora, se il problema è quello di eliminare la puzza, l'anaerobico, secondo gli studi scientifici, non serve. L'anaerobico è un processo di trasformazione della materia organica in gas, serve per produrre energia, e non è neanche un sistema di riciclo della materia organica,
perché alla fine ci lascerà un problema grosso quando una montagna, come le montagne che stanno a Ripatetta, che è il digestato. Il digestato non è compost, è un rifiuto speciale. Quindi che facciamo? Per andare ad eliminare il problema della puzza ci carichiamo sulle spalle di questa porcheria, questo digestato? Già ne abbiamo tante di porcherie a Lucera. Aggiungere un altro problema mi sembra proprio che non sia il caso. Allora, come si dovrebbe intervenire a nostro parere? Lasciare l'impianto secondo le procedure aerobiche, quindi che funzioni secondo il sistema aerobico, e evitare il problema della puzza, perché la puzza è evitabilissima e comunque non è un problema nostro, perché se un'industria compie un'attività che provoca emissioni che superano la normale tollerabilità, deve fare in modo, ai sensi anche dell'articolo 844 del codice civile, che queste emissioni vengano ricondotte nell'alveo della normalità. Cosa quindi, che non è mai venuta, nessuno le è mai andato a chiedere, però i sistemi ci sono, quindi, molto semplicemente. Dice, perché nessuno le è andato a chiedere. Il sindaco dice sempre nella sua intervista che eravate proprio gli stessi tempo fa in precedenza a volere l'impianto anaerobico, perché oggi no? Mi tirasse fuori le prove, io non ho mai parlato né di anaerobico né di aerobico, io ho soltanto messo in evidenza molte volte, ripetutamente, che un'amministrazione incapace di compiere i controlli in materia ambientale avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente, e lui l'ha dato fuori dai gangheri, ma non solo sul versante di Montagano, anche sul versante di altre aziende che operano nell'ambito di Lucera. Questo mi sono rimasto a dire, io non ho detto facciamo l'anaerobico. Lui, come al solito, cerca di fare confusione, non avendo argomenti, accusa tutto il mondo di complotti contro di lui, ma la realtà è un'altra. Ecco, facciamo chiarezza, giusto perché più è lungo il brodo e più forse ci confondiamo anche noi le idee. Allora, l'azienda deve rimanere così com'è, e però deve limitarsi a, diciamo, le puzze, a controllare le cosiddette puzze. Le emissioni. Dice il codice civile. Quindi l'importante è che sia sempre sotto una certa soglia di quantità da produrre, perché così facendo probabilmente non si sentono le puzze, è la domanda che faccio. Perciò dico, secondo voi va bene così com'è la situazione allora? La situazione puzza assolutamente non va bene, non è mai andata bene. Allora, io mi permetto di leggere. Cioè, chiedo scusa avvocato, io cerco di chiarire la posizione, non di Fratelli d'Italia. Io voglio capire, sta azienda che deve fare? Lo ripeto. L'azienda deve lavorare, ma non deve dare fastidio. E come fare? Deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti a non produrre puzza. Se produce puzza, l'azienda deve sospendere l'attività, sino a quando non risolve il problema. Perfetto. Ma l'azienda sa bene come si fa per risolvere il problema, probabilmente non vuole mettere le mani al portafogli. E comunque, io credo a un certo punto che si stia creando ad atto un problema per favorire il consenso dell'opinione pubblica verso una trasformazione che a mio parere è deleteria. I documenti che lei ha citato, quella escalation, sono qui. C'è. La provincia. Questi sono i comunicati stampa della provincia, 16 maggio. Una volta acquisiti questi comunicati stampa, guarda caso, il giorno si procede con il parere. Cioè 8 maggio decreti, 16 maggio comunicati stampa. I decreti non erano stati pubblicati, perché sono stati pubblicati il 16 e il 17 maggio con questi comunicati stampa. Il 17 maggio il crisma dell'ufficialità con il comunicato stampa. Il 17 maggio, dove sta? Eccola qua, la lettera del sindaco. Cioè, sono delle coincidenze davvero diaboliche, no? Perché si è precipitato il sindaco il 16 giorno dopo queste cose qua a fare il parere? Oltretutto, questi tecnici, volevo chiarire questo aspetto. Questi tecnici agiranno nell'ambito probabilmente anche di questa procedura, perché devono dare i pareri. E uno è il marito, lo sappiamo, il marito di una consigliera comunale. Sì. Salvo che non si astenga questo signore, non si dimentica questo. Questo che cosa vuol dire? Cioè, questa coincidenza, a che cosa? Cioè, che idea si è fatta di questa coincidenza? Diceva Einstein, le coincidenze sono il sistema che usa Dio per restare anonimo.
In questo caso la coincidenza l'aveva utilizzata qualcuno per restare anonimo, qualcuno che volesse che le cose andassero in un certo modo. Chi è? Chi lo sa? Potrebbe essere Dio, il fato. Ma posso dire una cosa? Il Dio dei sindaci. Una domanda. Secondo lei, quando il sindaco ha avuto l'occasione per portare avanti il discorso dell'anaerobico, della cosiddetta riconversione dell'impianto, si opponeva con tutti i crismi? No, mai, mai e poi mai. Voglio dire, che cosa è cambiato secondo lei? Cioè, il cambio di gestione, questo cambio di passo dalla Bioecoagrim alla Mai Energia, che fa capo alla Fortore Energia, Mai Rigenera, sì. Questo è un altro elemento, un'altra coincidenza, sicuramente. Nel momento in cui cambia l'assetto proprietario, entrano nuovi soci, il sindaco cambia di... Diventa dialogante, all'improvviso. Sì. Quindi lei ritiene a questo punto che ci siano dei fili conduttori tra le due situazioni, cioè amministrazione e azienda? Non lo dico io, lo dicono le carte. Loro a un certo punto si sono precipitati a fare un parere favorevole, addirittura il sindaco ha chiesto anche una cosa abbastanza irregolare, no? All'architetto Visconti, il quale ovviamente non ha esaudito la richiesta del sindaco, che è una richiesta abbastanza, a mio parere, poco legittima. Chiamiamola così, poi qualcun altro valuterà se sia lecita o illecita, che è una cosa diversa. La prego di avviare in tempi rapidi il procedimento sopra menzionato, anche in deroga al rispetto dell'ordine cronologico di protocollo dell'istanza. Una cosa assurda, mai vista. Poi un sindaco che dà ordine a un dirigente provinciale, dove sei mai visto? Con quale potere? Con quale autorità? Stando a quello che ha dichiarato il sindaco, pare che ci siano dei tempi tecnici da rispettare, e soprattutto se si andava al di là di questi tempi probabilmente si andava così nel dimenticatore, in un contenzioso. La domanda la dice al sindaco, gli chiede perché lui ha aspettato. No, lui ha dichiarato questo. A maggio. Ha dichiarato perché questo. Da gennaio a maggio per fare questo sollecito. E soprattutto gli ho chiesto perché l'ha fatto il giorno dopo che le nomine di questi tecnici sono state ufficializzate. L'urgenza da dove è nata? È nata dal rispetto dei tempi tecnici del procedimento, o è nata da questa nomina improvvisa? E soprattutto perché prima non c'era urgenza e dopo è nata l'urgenza? Io chiedo a lui, non è una domanda che deve fare. No, noi abbiamo avuto risposta che c'erano dei tempi tecnici da rispettare. Questa è la nostra... La risposta che ha dato a noi. Tempi tecnici, forse per le nomine tecniche. Adesso la domanda è più articolata, magari, perché ci sono anche questi intanto documenti. A quanto pare avete appunto presentato delle osservazioni alle autorità competenti, e quindi sì, ci sarà un parere rinviato a settembre, un parere decisorio. Però lui dice, come mai queste osservazioni sono state presentate oggi su Maia Rigenera SRL? E poi quando si è parlato della discarica Galganese tutti hanno taciuto. Ma non è vero che tutti hanno taciuto, perché il comitato Lucera non tace, che lui ha accusato, di cui componenti lui ha accusato di ogni nefandezza, che sono brave persone, chiunque può valutarne, come dire, l'onestà e la genuinità degli intenti. Lui ha accusato di essere fiancheggiatore degli inquinatori, ha di tutto di più, le ha detto che poi hanno fatto le osservazioni, l'hanno fatte per quanto riguarda la discarica di Galvanese. Lui dice di tutto e di più. Lui avrebbe dovuto soltanto chiedere scusa alla cittadinanza per quello scivolone che ha preso con quella lettera del 17 maggio, cosa che non ha fatto, e sta tentando ancora una volta di ingarbugliare sempre di più le acque, ma la cosa si sta ritorcendo contro, perché sta combinando un pasticcio mai visto. Perché il suo modo di agire, purtroppo. Cioè, lui ha una meticolosità che non mette a frutto nell'azione amministrativa, ma che mette a frutto soltanto nella pretesa di ritenersi superiore, con un atteggiamento quasi maniacale, ritenersi superiore a chiunque, dai voti agli ingegneri, di cui l'ingegnere non capisce niente, dai voti all'avvocato, l'avvocato non conosce le leggi. Gli arriva il parere della commissione di manutenzione che dice guarda che il tribunale sta andando a pezzi, e la commissione di manutenzione gli vuole storcere delle opere senza dargli soldi. Il presidente del tribunale gli intima
di fare i lavori perché il tribunale è ridotto uno sfacelo, il presidente del tribunale non capisce niente. Gli arrivano due avvisi di garanzia, dice no, il procuratore della Repubblica mi manda gli avvisi all'orologeria. Insomma, è tutto il mondo che contro di lui, compresi probabilmente Putin, la CIA e la triade cinese. Per uscire fuori da questa situazione io auspico una riforma della legge Basaglia, con quello ne veniamo fuori. Senta, conclusione, allora il vostro, le vostre azioni quali saranno d'ora in avanti? Io attendo le osservazioni della proprietà, che ha trovato, che immediatamente si è accordato con l'amministrazione di Lucia, perché su nostra sollecitazione, dopo abbiamo svelato l'inghippo, l'amministrazione ha posto dei paletti, a mio parere abbastanza inconsistenti, che hanno trovato l'immediato accordo della proprietà, della parte istante della procedura. Ciò che resta da definire ancora, rispetto ai paletti messi dal sindaco, è il quantitativo di fossu, come dire, utilizzabile nell'impianto. Su questo l'azienda si è riservata di far sapere le proprie osservazioni. L'azienda inoltre ha avuto 7 giorni di tempo decorrente da avere il discorso per rispondere alle nostre osservazioni tecniche, e prima quello che scrivono, la nostra linea è sempre quella. Ci occorreva la Nerone. Vuole fare il referendum, non so con quali autorità, con quali modalità, legalmente, illegalmente, staremo a vedere.